Buonasera a tutti, io vi leggo questa proposta di risoluzione, molti di voi l'hanno già in mano, penso. Allora, con l'accantonamento provvisorio della delibera privatizzazione, il sindaco e giunta hanno preso atto di una situazione sociale giunta al limite della rottura. L'opposizione sociale ha ottenuto un secondo successo, dottor Primo Rinvio. Vedremo se la politica dei rinvii porterà all'accantonamento della delibera oppure al sfilacciamento per stanchezza del fronte che vi si oppone. Su questo limite, anche le forze più veraci a determinare di una trasformazione dalla forma giuridica all'altra, non incorre nel divieto del
finanziari è sempre più lontano dalle funzioni di rappresentanza degli interessi collettivi. È scandaloso che per favorire una società privata, il MSPA, l'amministrazione comunale continui a ignorare il risultato del referendum sull'anno 2011. L'amministrazione comunale continua pervicacemente a rifiutare persino il confronto con i comitati dell'acqua, nonostante un ordine del giorno del Consiglio Comunale del 7 maggio scorso che impegna la Giunta ad attuare i risultati del referendum ed a confrontarlo con i comitati e i lavoratori. Un atteggiamento di disprezzo per la democrazia e la legalità che ormai non si vede governo. Aspettiamo ancora che vengano attuate precise disposizioni di legge a proposito degli obblighi di trasparenza delle società partecipate, denti pubblici, come richiesto dalla nostra petizione. La cui discussione è stata accantonata. Invertire la rotta significa anche rinunciare all'illegalità come metodo di governo. Pubblicizzare il servizio idrico genovese si può e si deve. La legge è chiara, come dimostra anche l'ultima sentenza riguardo, quella pronunciata ad agosto dal giudice di pace di Chiara, dopo la Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato e il TAR della Toscana. Quindi, seguono altri punti. Terzo punto, instaurare un rapporto nuovo con la cittadinanza, chiamandola a uscire dalla passività e a partecipare ai processi decisionali tramite un'operazione e trasparenza, una campagna informativa permanente sullo stato delle problematiche della comunità del genovese, un'operazione partecipazione a partire dal bilancio del comune, dalla struttura delle imprese all'interno del comune stesso, come potrebbe essere IMU, TIA, tariffe bus, COS, UAEA, alle decisioni di spesa, come vengono spese le risorse disponibili, bilancio partecipativo. Della rivitalizzazione dei processi partecipativi fa anche parte la ripresa del confronto con i movimenti cittadini, a partire dalla petizione che abbiamo presentato il 17 aprile scorso e sulla quale c'è stata una sola commissione consiliare che non è entrata nel merito delle richieste. In quarto punto, agire all'interno dell'ANCI per abolire il patto di stabilità interno e riportare alla Cassa Depositi e Prestiti la funzione che ha svolto per 150 anni, indirizzare il risparmio degli italiani a finanziare i servizi pubblici locali a basso tasso di interesse ma senza rischi. Rinnoviamo pertanto la richiesta al sindaco e alla giunta e ai consiglieri comunali di ritirare definitivamente la proposta di delibera. Seguono alcune proposte rivolte a questa assemblea. Lasciare alla lista del forum la decisione sull'opportunità di una conferenza stampa nei prossimi giorni per spiegare i risultati di questa assemblea e la nostra posizione rispetto alle novità che si stanno profilando, effettuare la distribuzione di volantini con lo stesso scopo, rafforzare la collaborazione tra movimenti con una bacheca virtuale, un sito dove chiunque potrà trovare le informazioni, chiedere direttamente le iniziative e i contatti, relative ai movimenti che vorranno partecipare, organizzare così gli approfondimenti assembleari nelle zone della città sul nuovo corso economico e sociale che proponiamo. Le attività elencate ai punti precedenti richiedono l'impegno di parecchie persone. La mailing list del forum è attualmente lo strumento organizzativo che ne permette siamo presenti, se ancora non avessero fatto, a lasciare verso il banchetto la loro email nominativo per essere inseriti nel forum. La forza delle proposte alternative che presentiamo dipende dalla nostra capacità di costruire collegamenti stabili tra noi e le società operative, senza quindi segue manifestazioni, programmi e scrivere episodi senza seguito e senza peso. Conclude. Stasera è importante che questa assemblea discuta e deliberi sui punti esposti e da qui nasca un impegno serio e convinto a proseguire nella lotta tutti insieme.